Buongiorno a Buongiorno! tutti, ben ritrovati Ma togliti sto cappello! No, stavo per dire un'altra cosa, non ti piace il mio cappello? No! L'ho ritrovato poco fa in uno scatolone e l'ho usato pochissimo, forse un giorno solo, perché ce l'ha dato l'ufficio turistico della Guadalupe in un evento a New York, l'ultimo viaggio che abbiamo fatto di lavoro, e mi piaceva già, e Romina mi vietava di metterlo perché faccio ridere. Ma In realtà dai. lo trovo che sia stra portatore di positività, quindi lo indosso oggi perché piove. Quindi Sta. non. Però mi piace molto perché è molto folcloristico, ma molto a colori vivaci, quindi mi mette gioia indossarlo. No? Vabbè, così. Cosa dobbiamo fare, Poi il asciugare? mio è a lavare, uno dei tanti capelli che ho sono tutti a lavare, Tutti a pieni di lavare. polvere, di segatura, di sabbia, eccetera, Basta eccetera. usarli un giorno, neanche un giorno che. E poi metti che questo capello qua faccia venire il sole, ti toccherà che io lo indossi sempre. Ah, Ho visto che qualche ragazzo ci ha chiesto, un ragazzo ci ha scritto, se avevamo fatto i capperi dei poveri, ovvero i boccioli di Tarassaco. Tarassaco. Visto che piovigina, andiamo a raccoglierli. Sì, perché abbiamo visto su internet che allora praticamente semplicemente bisogna raccoglierli, lavarli e poi metterli sotto sale e vengono anche chiamati capperi dei poveri. Noi avevamo già provato. Abbiamo fatto un esperimento così, c'è un vasetto piccolissimo, però non li abbiamo ancora assaggiati. Magari lo facciamo dopo con voi. Magari proviamo. L'ingrediente per fare i capperi dei poveri sono boccioli di tarassaco e E il sale sale grosso. E grosso. E basta. basta. E un paio di giorni di pazienza. Della raccolta, se no, secondo me fa. Cioè, è veloce. Però ho letto che bisogna aspettare un paio di giorni per Ah, ma per per mangiarli? mangiarli. Ah, ok, no, pensavo il procedimento per farli. No, no. Tra l'altro, dobbiamo ancora provare il caffè di tarassaco. Sì, non l'ho capito. Magari dopo facciamo in diretta. Vi facciamo vedere il caffè di Tarassaco più i capperi dei poveri. Top. Tra le altre cose, ci sto dimenticando una sorpresona che ci è arrivata. Giusto! Non ve l'avevamo ancora detto! Dovevamo parlarne forse Sì. inizio, poi strano. E un paio di giorni fa è arrivata sempre da Trattoria di Marisa, direttamente dagli Stati Uniti, una. Vado. Vai, vai, facciamo vedere. Una action camera. Praticamente questa azienda qua si chiama A Caso, che già il nome è una figata secondo me. A Caso, com'è la tua vita? A Caso. Cosa pensi Dove oggi? lo mando oggi questo prodotto? A caso, qualcuno a casa. È una direttamente dagli Stati Uniti, ci ha contattato vedendo i nostri video e i nostri profili, i nostri lavori, e questa società che ci ha mandato un'action camera V50 Elite Facciamo che vedere. fa video nativi in 4K, 60 fotoframe al secondo ed è pure waterproof, quindi resistente all'acqua. Ha Eccola. una stabilizzazione, fa foto fino a 20 megapixel, multilinguaggio, display 2 pollici, definizione 4K, bla bla bla. Noi dobbiamo ancora aprirla proprio dalla confezione E poi e ve la sì, raccontiamo. proveremo perché non conoscevamo appunto questa azienda. Sì, è un'azienda che ci ha visto, ci ha scritto pochi giorni fa e nel giro di 72 ore dagli Stati Uniti è arrivata ed è una Senza figata. confermarci che ce l'avrebbero mandata. No, quindi è stata una doppia sorpresa per noi e magari faremo un video dedicato con i feedback positivi e negativi su come scatta, come fa i video, come l'audio, eccetera, eccetera, anche perché guardando un po' ha un prezzo decisamente più abbordabile rispetto alle competitor. Ma ha delle ottime recensioni, quindi mettiamola alla prova al più Dai, presto. sì, oggi però si raccoglie Oggi andiamo a raccogliere i boccioli di Tarassaco per fare i così. capperi dei poveri. Che poi non mi Niente. piace tantissimo capperi dei poveri, però ci hanno detto che si chiamano Eh così. sì, lo chiamano così perché quella signora là, quando raccoglievamo i fiori, adesso un paio di settimane fa, ci aveva detto proprio di raccogliere anche i boccioli, Sì. giusto? Perché chiamati capperi dei poveri, mettendoli sotto sale. Quindi, boh. Ci servono quindi una vaschetta, io ho preso Cesoie. delle cesoie, se no con le mani e andiamo. Andiamo. Venite con noi o state qua a vedere il macchinario? È Venite con noi, questo, va. è È a proprio, caso. è a caso. Andiamo. Guardiamo il macchinario a caso, così. Io sto qua con loro. Ah, E l'argento o il bronzo? bene. Pessima. Allora, sarà un lungo percorso quello che ci porterà a raccogliere i boccioli.
Non so se ci siano 50 metri. Sì, no, sì, vicini. Ce ne sono ancora un sacco, tra l'altro. E vedere, andiamo giù nella scarpata sotto il forno, come vedete. Questo qua è il forno. Scusa, che so. Quella lì è casa nostra e i boccioli sono lì. Scendiamo lì nella rivetta. Esatto, lì. Andiamo. Adesso ci ammazziamo scivolando. No. Devo rivedere la scala, qua. Eh sì. Ecco, i boccioli sono questi qua. Come vedete qua ci sono tutti i boccioli. E iniziamo a raccoglierli. Questo qua è il bocciolo che poi fiorendo diventerà così. Qua ce ne sono altri. Anche qua. Ce n'è? Questo qua? Anche qui. Quindi ci tocca iniziare a raccoglierli. Sì, mi sa che è più facile senza guanti. Sei pronta? Vai. Io li taglierei così. E poi dopo li poliamo. Proprio come i capperi? Sì. Ma... solo quelli, tipo questi qua, questo qua, secondo te, questo qua vedi che si sta già aprendo, si dire di no. No, secondo me proprio quelli chiusi chiusi, completamente chiusi. Guarda quanti. La 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 la. Vedi, questi qua stanno già fiorendo, non va bene toccarli. Tipo questo qua. Questa, guarda che bella questa. Questa qua è una felce. Io amo le felci. Guarda qua. Questi sono proprio capperini. Vedi, invece questa qua no. Bisogna stare attenti, perché questa qua invece è tipo una margheritina con quella famiglia lì. Bisogna solamente stare attenti. Qui ci sono le ortiche. Potremmo anche, sai cosa, raccogliere delle ortiche per farci una frittata. Ci sta? Solo le foglie? Sì. Ma vuoi metterle assieme? Quante foglie? Ne prendiamo un po'? Ne prendiamo un po'. Io però per sicurezza metto anche i guanti, va? Beh, con le ortiche sì, va. Prendiamo un po' qua. Queste qua. E diventeranno poi solo delle fragoline di bosco. Questa è la menta selvatica. Molto profumata. Anche lì c'è tutta menta. Ce n'è di menta e fragoline? Anche qua c'è un'altra fragolina, carina. Tra le altre cose, davanti a noi adesso siamo scesi giù, è venuto qualcuno, guarda le impronte, è venuto qualcuno a controllare la fontanella che avevamo pulito, che continua. E Romina va invece verso la fontana. Vedere se ci sono altri fiori non sbocciati. Guarda che colori che sta avendo la natura. Sì. Sì, wow. C'è un'esplosione di verde che è pazzesca. Questa qua è la fontana di Ambrogio. Guarda quanti, qua è pieno di terrassaco, anche lì. Ah, la Romina ha trovato l'altra. Qua ce ne sono giusto. Tac. Due. Così. Ah, qua. Guardate che esplosione di verde. Wow. Quanto dareste per essere qua, ragazzi? Dai che presto sarà un sogno anche per voi. Ecco il terrazzo. Stiamo lasciando il tetto cabana alle spalle là dietro, andiamo un po' giù lungo questa strada che è la strada carrozzabile o per le bici che va giù verso i Rui, verso Vigna, e cerchiamo a bordo strada se troviamo ancora qualcosa e vediamo se riusciamo
Avete qualche altra erba aromatica o spontanea per venire a poi raccogliere? Ce n'è uno lì, bravissimo. Lì sotto e dove c'è il sentiero che abbiamo detto che proveremo poi prima o poi a mettere a posto quando avremo tempo. Che porta la borgatina giù. Dopo magari vi lasciamo qualche secondo con la fontana d'Ambrogio che rilassa veramente tanto. Il rumore dell'acqua. Sì. Senti anche gli uccellini. Anzi, magari vi facciamo vedere un attimo. Cosa dici? Li facciamo? Il silenzio del bosco con le goccioline di pioggia. Perché ve lo meritate un po' di pace, ragazzi. Abbiamo visto, sempre inerente al... Ti salvo io, Romina. No, sempre inerente alla storia, al video di ieri della fototrappola. Sì. Ah, sì. Davanti a noi stesso abbiamo visto delle tracce che sembrano un altro sentiero di animali, possibilmente mi sa di capriole e cinghiali. Andiamo a cercarlo, perché magari potrebbe essere poi un altro posto. Adesso volo. Dove metterlo? Questo qua. Vedi che c'è un sentiero. Dal lato si vede meglio. Quello lì anche, sì? Brava. Ah sì, guarda che vai là. Esattamente, non so se lo vedete, qua. Questo qua. Guarda. Arriva di qua. Eh sì, arriva di qui. Ah, da qua si vede benissimo. Vedete proprio la traccia qua. Fragoline di bosco, fragoline. Avremo un sacco di fragoline da qualche mese, settimana. Wow, che buone. E vanno giù al sentiero. Vedi che avevo visto bene. Qua c'è un bel funghetto. Molto interessante. E torniamo sul sentiero. Sì, sì, ma questo qua lo fanno gli animali? Sì. Che andranno a bere poi su. Magari vanno alla fontana. No, guarda che tagliano lì. Ah, tagliano in diagonale. Andiamo a vedere. Vedete? Partono di qua. Sulle tracce degli animali. Passano sia qui che lì. Guarda come puliscono tutto. E vengono qui. Si fermano qui dove c'è un po' d'acqua. E altri invece poi continuano e risalgono di là. Dove sentiamo sempre... Guarda. Anche lì, giusto. Ma dai, qua, ma era un po' ovunque. Animali everywhere. Guarda che bel muretto secco che c'è lì, nascosto. Che non riesco a trovare delle tracce. Qua secondo me sono i cinghiali comunque. Che fanno un disastro. Sì. Qua bisogna piazzarla la telecamera. E là sembra una tana di un uccellino. Sì, è la tana di qualche animale, c'è. Ci sono degli escrementi là sotto. Ma meraviglia! Dentro il buco. Ma che meraviglia! Oh oh oh! Questo è proprio un posto da cinghialotti, Guardate qua. E rimarrebbe proprio lì, dietro Romina, ci sarebbe il nostro potenziale orto. Ma guarda qua. E qua i cinghialotti vengono a fare il bagno. No, qua è da piazzare la fototrappola, assolutamente. Sì, lì vengono. Tra l'altro, lì è più scorticato il tronco lì sotto, quindi magari si puliscono proprio qui. Ok, la prossima ripresa le facciamo qua, Romina, sotto casa. Sei contenta? Sì, sì, ma qua vengono loro, ma per forza, perché c'è... C'è l'impronta qua, guarda. Che sprofondano lì.
Guardate che meraviglia. Cioè, si è formato un laghetto tra due castagni. Ma tra l'altro, vieni di qua a vedere che spettacolo. C'è l'edera che sta salendo. Wow. È arte pura, lì. Il lago. Sembra tipo il lago degli animali, tipo le formiche. Oggi cosa facciamo? Andiamo al lago. Anche qua? Wow. E poi c'è il regalo dell'uomo. Continuo. Oh signor, bottiglia. Questa è una trappola secondo me. Da che cosa ci fa una bottiglia legata così qua nel nulla? Scusami, eh. O si portavano il succo. Noi facciamo quelli che se lo portano a casa, va? Giusto perché... Facciamo quelli che lo buttano, va? Sì. Qua c'è un altro sentiero, guarda che figo. Degli animali. Ci sono solo animali. Tra l'altro, tutta questa pioggia... Tutta questa pioggia, se sarà seguita dal caldo, Romina, vuol dire solo una roba. Funghi. Yeah! Funghi a go-go. Neve, funghi temporali e poi sono felice. Ti voglio trovare un porcino. Abbiamo fatto due passi, visto dei posti nuovi. Non piove più? No. No. Un attimo di... Sì. Non ne abbiamo raccolti tantissimi. No, ce ne sarà una bernia. Però vabbè, tanto... È un esperimento. Sì. Così li proviamo. Però abbiamo scoperto dei posti qua sotto che sono veramente pazzeschi. Questo è il souvenir che ci portiamo a casa anche oggi. Grazie uomo. E adesso andiamo a lavarli e poi sottosale, ma continua... Vi facciamo vedere un attimo la procedura, il procedimento. Sì, come lo facciamo noi. Poi se c'è qualcuno che... Che li ha già fatti. Li ha già fatti e ci dà dei consigli molto volentieri. Noi. Proviamo, chissà. E assaggiamo gli altri. Assaggiamo gli altri poi e proviamo... Caffè, e proviamo... Ah, è vero. No, gli altri li guardiamo solo. Sì. E assaggiamo il caffè al tarassaco, va, così dai, per concludere oggi... in bellezza. Andiamo. Siamo allora, arrivati. Sì. Abbiamo messo sul caffè. Proviamo. È la prima volta che lo beviamo. Il caffè... Non abbiamo ancora assaggiato quello... Sembra un tè caldo. Sembra... Sì. Ma dov'è? È così chiaro? Cioè, sembra... Cioè, se tu guardi qua è molto più scuro. Boh. Questo qua è il caffè di Tarassaco. Liquirizia. È amaro, eh? Mm. È molto, molto amaro. Ma a chi piace la mano? Non so se lo vedete, ma è veramente, veramente chiaro. Guardate che roba. Sì, praticamente, ma se tu apri, praticamente questo qua, che sembra quasi cereale, è un cereale, e la, spero che si veda bene, non è nient'altro che la radice del tarassaco essiccata, sì, asciugata in forno e poi tritata finemente. Esatto. Mm. Se tu guardi rispetto al caffè è anche molto più chiaro. Quindi questo è appunto, è proprio il tarassaco. Spero che si veda bene, guardate un po'. Noi abbiamo raccolto... E viene chiarissimo. Abbiamo raccolto le radici. Fatte, le abbiamo essiccate, cotte. Cotte, diciamo, in forno. Nel putagé a 140 gradi circa per una ventina di minuti abbondanti. Non ricordo più quanti minuti esatto. Lo vedete finché diventa come una chips. Messo nel mixer, mixato tutto, triturato tutto. E poi viene questo caffè così. Se, a chi piace l'amaro, tipo, a me piace da morire. Sì. Sanché di liquirizia. Non è male. Tipo un retrogusto. Sì. E alla fine col tarassaco le foglie le mangi, il fiore lo mangi, le radici lo mangi. Mangi tutto. Solamente lo stelo del fiore non lo mangi.
Buona. Non è male, però. Sì. Adesso proviamo con i nostri fantastici. Sì, mettiamo tutto di qua e vi facciamo vedere un attimo. Allora, questi qua sono quelli che avevamo già fatto. Sì. Questi qua, non so se li vedete bene. Spero si vedano. Poi prendere i bocciuoli, i boccioli di terassaco. Mi sa che bisognerà togliergli ancora delle foglioline. No, no, perché tanto si pensa... Tipo il gambo così, no? Ma è come i capperi, quelli che prendiamo da mettere sul vitello tonnato. Poi li asciughiamo leggermente. Ah, qui ho letto di fare un letto di sale. Sì, sale grosso, mi raccomando. Sale. Dopodiché, dopo che si è fatto il letto di sale grosso, se ne mettono un po'. Poi altro sale. Questo sale. Mi è piaciuta la tua faccia. No, pensavo ci fosse un uccellino. Romina. Poi gli altri fiori. E poi facciamo una roba. Anzi, ops, mettiamo proprio tutti. E poi rovesciare un po' di sale. Facciamo prima così. Bisogna coprirli completamente, mi sembra. E viene un piccolo contenitore. Ovviamente, se durante questa salamoia si crea dell'acqua, sostituire, togliere con un po' di quell'acqua e aggiungere ancora del sale grosso, in modo che siano sempre coperti. E i boccioli di... Ah, forse non bisogna fare così. No? No, non so, sì. Letto, poi a letto io ho mischiato tutto. Sì, non bisognava farlo, però adesso non ci mettiamo ancora un po' di sale. Mettiamo ancora un po' di sale. Voilà. Voilà, così è coperto. Mettiamo ancora un cicinin. E questo è... sono, adesso vi facciamo vedere, i boccioli di tarassaco sotto sale o il cappero dei poveri. Sì, questi sono quelli che ne avevamo proprio pochi. Abbiamo fatto l'altra volta. Io ne assaggio uno. È un cappero che sa di fieno. È proprio un cappero. È un cappero che sa di fieno. È talmente piccolo che... È un cappero che sa di fieno. No, non è male. No. Diteci se l'avete provato, se l'avete già fatti. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia in questo inizio di giornata un po' alternativo. Vi abbiamo portato un po' a zonzo nei boschi e ci siamo dimenticati delle ortiche. Un'ortica per la seconda volta. Oggi raccogliamo le ortiche, poi raccogliamo, vabbè, prossima volta raccogliamo le ortiche e vi facciamo vedere la frittata. Noi vi ringraziamo di averci seguito. Grazie, di averci mille, davvero. Speriamo di avervi tenuto compagnia e dato un po' di sorriso in questo inizio di giornata. Grazie. Non ci resta che dire: viva la montagna sempre! Sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Cuneo! Sapere se siete già stati. Siete già venuti. Esatto, siete già venuti. Per noi Cuneo non significa proprio solo Cuneo città, cioè anche Cuneo città, ma tutto, dalle Langhe alle montagne. Fossano, Saluzzo, Mondovì, Savigliano. Pianura, tutto. Tutto. Peveragno, Chiuso di Pesio, Limone Piemonte, Prato Nevoso, davanti Lurisio. Varie vallate. Noi vi ringraziamo e con un po' di tarassaco tra il caffè, i capperi dei poveri e le foglie che abbiamo già mangiato l'altra volta, vi salutiamo da Tetto Cabane. È veramente... Tutto direi. A voi la linea. Buongiornissimo, amici, vi vogliamo bene. Un saluto anche ai vostri cari. Cin. E proviamo a marogno. Sì. A me non dispiace affatto. No, tutt'altro. Mm-mm.